carissimi, ci tutto qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi con l'anteprima 361, ma non solo anteprima perché parleremo anche degli altri cataloghi. Nel momento in cui sto registrando questa parte del video non è ancora uscito il catalogo Mani Comics, quindi non ho la più pallida idea di che cosa ci potrebbe essere né di quanto questo video potrebbe essere lungo, ma sarà lungo, per cui tuffiamoci a bomba. Ma prima vi ricordo che lunedì sera ero live sul canale Twitch dell'Uomo che Sapeva Troppo per parlare anche lì di anteprima. Abbiamo discusso, abbiamo parlato, cioè in questo momento in cui sto registrando il video ancora non abbiamo detto nessuna parola, però presumo che la live ci sia stata e che quindi nel caso in cui non l'abbiate vista andate a recuperarla. Partiamo subito a bomba con non tanto Batman quanto il fatto che comincia un nuovo rilancio. Da novembre tutte le principali testate DC e Comics ricominceranno in una qualche maniera da numeri, in realtà non numeri 1, perché qui vediamo Batman 35 e 36, quindi continueranno la numerazione da cui erano arrivati precedentemente, ma a novembre ricominceranno in una maniera comprensibile per i nuovi lettori, o almeno in teoria così dovrebbe essere. Non ho ancora letto queste storie nello specifico, sono un filino indietro con gli archi narrativi di DC Comics, perché stanno uscendo in cartonato e non più imbrossurato. Mi dispiace parecchio, però le cose vanno così, effettivamente io aspetto nel caso i brossurati. Comunque, rilancio da Infinite Frontier in avanti. Se non siete ancora saliti sulla barca di DC Comics e vi interessano alcuni dei supereroi più canonici e più classici dell'universo DC e non solo, supereroistico in generale, è il momento di provare e vedere se vi possono piacere. Passiamo a questo Batman Reptilian, storia di Garth Ennis per i disegni di Liam Sharp. Nulla da dire su quanto riguarda i disegni, che saranno veramente spettacolari. La miniserie è appena uscita in America e quindi non l'ho ancora letta, ovviamente, ma risulta essere particolarmente interessante per via di Garth Ennis e per il suo atteggiamento piuttosto sporco che ben si presta ad una miniserie Black Label, così come vuole essere per l'appunto questo Batman Reptilian. Lo segnalo perché effettivamente esce anche in Italia, non l'ho ancora letto, ma si prospetta una delle miniserie Black Label più interessanti tra quelle proposte, anche perché si va a rispolverare molto probabilmente un villain poco noto, che è quel Killer Croc che vediamo per l'appunto qui in questa immagine. Vi propongo anche l'altra storia dell'universo DC, The Higher History of the DC Universe, ad opera di John Ridley, per i disegni di Camuncoli tra gli altri. Panini ce lo propone in un cartonato per la collana Black Label Complete Collection al prezzo di 35 euro, quindi un prezzo piuttosto importante. Si tratta di una miniserie che va a mostrarci l'evoluzione dell'universo DC tramite alcuni personaggi minori, tra cui anche, lo vediamo in copertina, Black Lightning, e quindi sarà, ecco, un fumetto più sulle minoranze, quindi sotto questo punto di vista potrebbe essere interessante. Staremo a vedere, non penso di prenderla in cartonato, non sono così interessato, però la cosa è quantomeno intrigante. Vi segnalo che non solo tramite gli spillati, ma anche tramite cartonati usciranno le serie di Infinite Frontier. In questo caso qui Panini ci propone Suicide Squad, complice anche, presumo, il film di James Gunn. Visto il film di James Gunn, avrei azzardato uno spillato monografico dedicato a questa squadra. Si sceglie questa via. Ve lo segnalo principalmente perché c'è la correlazione Infinite Frontier, non ho idea di come possa essere la serie in sé per sé, che però potrebbe essere quantomeno interessante, anzi detto di quel che ho letto in America risulta essere molto intrigante, quindi se vi può piacere l'idea della Suicide Squad date un'occhiata anche a questa serie. Volume speciale per gli 80 anni di Wonder Woman, è uscito questo stesso volume in America, io l'ho saltato completamente, penso che nel caso recupererò lo spillato americano. Si tratta in questo caso qui di un cartonato da 18 euro per 112 pagine, cioè i prezzi aumentano ancora. Panini, damoci una regolata, perché non è possibile che il volume di Spider-Man costava 16 e aveva la stessa foliazione che ho, l'ultimo volume che ho comprato, quello di Absolute Carnage, costava 16 e aveva questa foliazione qui, due mesi dopo costa 2 euro in più, insomma
mi sembra un po' tanto, per i completisti e per celebrare gli 80 anni di Diana Prince, quindi di Wonder Woman. Un volume che secondo me potrebbe essere interessante, questo che riguarda questa serie di Matt Wagner, Batman, Superman, Wonder Woman, Trinity, una delle storie piuttosto classiche, che ci viene proposto nel classico formato di DC Library a 208 pagine per 24 euro. Ci vengono mostrati i tre eroi classici della Trinità, per l'appunto della DC, e i loro principali villain. Quindi non l'ho mai letta come miniserie, ma è abbastanza celebre e quindi è giusto un attimo segnalare questa ristampa. E poi arriva Batgirl anno 1. Per gli amanti delle origini dei personaggi, Batgirl anno 1 vi segnalo essere una storia decisamente gradevole, ad opera di Chuck Dixon. Ho avuto modo di leggerla nel cartonato della Eaglemoss uscita qualche annetto fa, mi era piaciuta particolarmente, e quindi niente, se vi interessano le origini di Batgirl è una bella storia, oltretutto molto lunga, si parla di 9 capitoli di 124 pagine per 26 euro, quindi di materiale ce n'è per tutti quanti i vostri gusti. La serie l'ho letta, come dicevo, vi è piaciuta, l'ho riacquistata di recente in americano, in digitale, visto che avevo trovato un albo che aveva sia Batgirl che Robin anno 1, l'avevo trovato a prezzo buonissimo, non mi ricordo se era 5-6 euro, comunque tutte e due le miniserie sembrava un buon prezzo, me le sono acchiappate immediatamente su Comixology, e quindi ok, ve lo segnalo, è una miniserie che mi è piaciuta, se volete scoprire le origini di Batgirl, questa è quella che fa per voi. E arriva una serie che aspettavo da diverso tempo, in realtà me l'aspettavo per Lucca dell'anno scorso, anche se mi aspettavo i primi 6 capitoli. Panini ci propone l'arco narrativo completo, la prima stagione integrale della Lanterna Verde di Grant Morrison, di cui avevo letto il primo spillato americano e ci avevo capito il giusto, ma Panini finalmente ce la propone in questo integrale, ecco, di questa prima stagione. 360 pagine e 34 euro, è una salassata, ma essendo Grant Morrison io non mi azzardo a leggerlo in inglese. Non tanto per magari un inglese che sarà anche relativamente semplice, mi hanno detto che questo Lanterna Verde si legge piuttosto bene, si capisce tutto sommato, ma da Grant Morrison mi aspetto dei viaggi allucinanti, metterci l'ostacolo della lingua è un po' come darsi una zappa sui piedi. Nel caso lo rileggerei volentieri in inglese, questo sarà uno degli acquisti obbligati. Non ho letto nulla di Lanterna Verde se non Rinascita nella collana dei supereroi leggende DC, ma Grant Morrison penso che sia uno degli autori nato per scrivere storie di Lanterna Verde e Flash, e qui finalmente l'abbiamo su uno dei due personaggi protagonisti su cui per l'appunto potrebbe fare meglio. In vista del futuro film, presumo, Panini ci propone due classiconi per quanto riguarda Shazam, un capitolo interamente dedicato in realtà a Black Adam, quindi al villain, al main villain di Shazam, e una miniserie degli anni che furono proprio di Shazam. Si tratta comunque di volumi, il primo, quello dedicato a Black Adam, a 18 euro per 152 pagine, una miniserie forse probabilmente inedita addirittura o poco ristampata, e che per l'appunto ci va a parlare di chi era Black Adam, quindi un approfondimento di questo villain, mentre l'altro è una classica miniserie, anche questa qui piuttosto datata, però parliamo di un cartonato di 400 pagine al prezzo di 36 euro. È tanto, questi prezzi qui cominciano a essere secondo me troppo importanti per dei fumetti, ma qui parliamo di un classico e quindi può valerne la pena per gli amanti del personaggio. Vi segnalo questo Absolute dedicato al Cavaliere Oscuro di Frank Miller, un cartonatone che contiene sia il ritorno del Cavaliere Oscuro che il Cavaliere Oscuro colpisce ancora, le due classiche storie di Frank Miller. Non impazzisco per questo formato qui, il ritorno del Cavaliere Oscuro è una delle storie che vanno lette del fumetto americano, il Cavaliere Oscuro colpisce ancora è già un pochettino più problematica, proporle tutte e due insieme non è proprio una mossa che mi faccia impazzire, intendiamoci, però si tratta di un bel prodotto per gli amanti di Frank Miller, un must, che valorizza ancora di più le sue tavole che sono molto composite, quelle del Cavaliere Oscuro, e che quindi qui potrebbero effettivamente
arieggiarsi un po', perché sono tavole molto pesanti per la mole dei contenuti che hanno. Quindi la scelta mi pare buona, quella di un grande formato, per quanto, ecco, non sia alla portata di tutti, per quanto la storia deve essere per tutti. Quindi mi auguro che Panini ce la proponga in un formato più economico di quelli in cui l'ha già proposta, perché se non sbaglio è già uscito il cartonato Black Label. Prosegue sempre in absoluto anche la serie dedicata al Batman di Neil Adams, prosegue con tutta quanta una serie di storie storiche del personaggio, assolutamente consigliato per gli amanti. Io non le ho lette tutte queste storie, ma prima o poi dovrò recuperare il Batman di Neil Adams. Questa è una delle cose che mi sono promesso, ma prima ho tanti di quegli arretrati in casa che non vado a impelagarmi in queste spese così importanti per qualcosa che poi, ecco, fa fare fatica a leggere nel breve termine. È anche vero che questo volume qui uscirà a marzo, quindi c'è tempo. Passiamo alla Disney, per la quale non c'è troppissima roba da dire, ma qualcosina c'è. In particolare vi segnalo che sul Topolino 3341 uscirà con una variant che ho già prenotato, perché sulla fiducia la prenoto, perché se poi mi piace non la recupero più, se non mi dovesse piacere molto banalmente credo di poterla rivendere ad un prezzo molto affine a quello a cui l'ho venduta, quindi tutto sommato potrebbe essere un pezzo che potrebbe acquisire valore nel breve tempo. In ogni caso, comunque, il Topolino 3444 conterrà il calendario con delle illustrazioni di Giorgio Cavazzano, per chi vuole un calendario da scrivania. Arrivano anche le carte napoletane col Topolino 3441, che è lo stesso della variant, e 3442 arriveranno le carte napoletane disegnate da Blasco Pisapia. Credo che sia la prima volta che vengono proposte le napoletane sul Topolino e sono molto contento. I disegni che si vedono qui sono molto convincenti, molto carini, mi piacciono davvero davvero tanto, e sarà un acquisto che farò quasi sicuramente per le carte. Capisco che magari per qualcuno sembra un acquisto folle, ma non avendo più l'abbonamento questi due Topolini mi troverei ad acquistarli con più leggerezza. Non avendo più l'abbonamento cartaceo, perché se non lo sapete, sono passato completamente al digitale per Topolino. Questioni di spazio, questioni di l'abbonamento cartaceo arriva con troppo ritardo per quello che ho bisogno di fare io. Ma questa è l'anteprima dei gadget che arrivano su varie testate. Ve ne segnalo alcuni, in particolare ci sarà la 313 allegata ad uno speciale sulla 313. Usciranno le carte realizzate da Mottura, uscite 3 anni fa, se non ricordo, 3 estati fa, con un volume interamente dedicato alle storie sulle carte, quindi si tratta proprio di gadget che vengono riciclati, riproposti, magari perché invenduti. Per quanto riguarda la macchina non ce l'avevo, non penso di prenderlo, le carte ce le ho, si tratta di belle carte, quindi nel caso in cui siete appassionate fateci un pensierino se non le avete recuperate ai tempi. Si tratta di 10 euro per 2 mazzi completi o di 11 euro per la macchina di Paperino più l'albo con un paio di storie dedicate alla macchina di Paperino. Volume questo straconsigliato, Paperino e il Paladino contiene tutto il ciclo Paperingio di Bottaro, con l'incursione, se vogliamo, della prima storia, l'originale di Candy, e sarà quindi anche un modo per celebrare la recente scomparsa dell'autore. Ci sarà una prefazione proprio di Candy e una postfazione in cui la figlia di Bottaro ci parla per l'appunto del padre. Sembra quindi un albo molto interessante, non un rifacimento nudo e crudo del volume di, come era stato per Messer Papero, del volume di Tesori, per quanto lo riprende tantissimo, e il colore di sfondo e il disegno di Gervasio e il ciclo completo che era uscito proprio su Tesori Disney 5 nel 2010-2011, volume che ho e che quindi non mi fa dire faccio il cambio, per quanto le storie siano assolutamente consigliate. Se non le avete, se non le avete mai letto, questo ciclo di parodie medievaleggianti, recuperatelo, anche perché le storie ci mostrano anche l'evoluzione stilistica di Bottaro e le ultime sono dei deliri assolutamente incredibili. Volume stra consigliato, forse uno dei must have per quanto riguarda la sezione Disney di questa anteprima. Sempre di quella collana uscirà anche questo volume intitolato Topo Record, le storie da primato di Topolino.
Di queste storie da primato ne sono uscite tante nel corso degli anni, sono usciti altri Vattelapesca da edicola dedicato a questi primati, in particolare ricordo la storia più piccola, la storia più lunga, la storia con più disegnatori, la storia senza E, tutte storie che troveranno posto all'interno di questo volume. Ma la peculiarità di questo volume è che pare conterrà un'inedita, ovvero sia la storia realizzata nel 2018, se non ricordo male, se non prima, da Claudio Sciarrone, che è diventata la storia più lunga al mondo, disegnata su, credo, una striscia unica. Quindi si tratta di una striscia gigantesca di quasi 300 metri, di strisce a fumetti, una storia unica, che verrà proposta qui in questa sede. Per la prima volta, non so se arriverà anche sul Topolino, io mi aspetto di sì, sarebbe veramente un peccato relegare questa storia ad un volume e basta, quindi mi aspetto arrivi anche sul Topolino. Però ecco, per chi non sa, per chi non può attendere, c'è la possibilità di acquistare questo volume insieme ad altre storie da primati. Io mi sembra un volume molto da casual reader. Anche se non c'è niente di male ad essere un casual reader, ma non mi reputo più tale e sinceramente non è un volume di, così appetibile per quel che mi riguarda. Però le storie sono tutto sommato carine, si tratta di piccoli record, piccole chicche molto interessanti e che può valer la pena ripercorrere. Ecco, non avrei. Fosse stato un Vattelapesca da edicola anche ad una decina di euro, ci avrei fatto un pensiero. Un cartonato da libreria. Non è quel tipo di cose che vorrei avere, ecco, sinceramente. Però ripeto, da casual reader mi sembra un albo anche abbastanza interessante e potenzialmente appetibile, però non di prima necessità, non da avere assolutamente. E dopo aver proposto tutto il ciclo di storie di Altaliaferro per come sono uscite in America, ci vengono proposte anche le tavole domenicali. Si torna indietro, si farà infatti il triennio 39-42. Poi usciranno anche quelle fino al 45, in due volumi ci saranno tutte quante le domenicali di Altaliaferro. Il prezzo del volume rimane apparentemente inalterato rispetto ai volumi precedenti, nonostante una diminuzione di pagine anche piuttosto importante, parliamo di un centinaio di pagine in meno, ma il prezzo invariato, 35 euro. Vi segnalo che effettivamente le cose erano andate così anche in America, dove i volumi con le domenicali a colori, forse proprio perché a colori, avevano un prezzo, se non ricordo male, anche più alto di una decina di dollari rispetto alle controparti in bianco e nero, nonostante la foliazione diminuita. Non so che accordi avesse i DV con la casa madre, con la Disney, però così stanno le cose. Avendo preso tutti gli altri volumi, prenderò anche questi delle domenicali, usciranno comunque nel corso del 2022, quindi ci sarà assolutamente tempo per recuperarle e leggerci, bearci di questo Donald Duck interamente a colori, augurandoci che Panini possa fare la mattata e se la collana è andata bene, proseguire con i volumi non realizzati dai DV. Lo vedo altamente poco probabile, però incrociamo le dita e non si sa mai. Discorso diverso invece per il Topolino con le strisce di Floyd Gotperson che proseguono per il biennio 40-42, sembra un triennio ma in realtà è un biennio un pochettino più allungato, contenente tutta la serie di storie classicissime del personaggio, assolutamente consigliate, queste sono le storie più classiche proprio, che più classiche non si può, le annate migliori tra quelle prodotte da Floyd Gotperson. E volume assolutamente consigliato, fondamentalmente per i fan di Topolino. Se avete l'unico motivo per non acquistarle è avere già queste storie in altre vesti. E passiamo al parodi Disney Deluxe con l'Isola dei Misteri che verrà proposto in volume con la serie al prezzo di 15 euro. Verrà proposto col cofanetto vuoto con solamente diciamo l'Isola dei Misteri a 20 euro o col cofanetto contenente sia l'Isola dei Misteri che 19.999 leghe sotto i mari. Prenderò l'edizione col cofanetto perché comunque perché si presta assolutamente a fare una cosa del genere, il cofanetto sembra molto carino, si tratta di una coppia di storie che mi erano piaciute e mi va quindi di averle raccolte insieme dal cofanetto che riguarda questo ciclo di parodie verniane. Molto molto contento che si faccia e dispiace che probabilmente non si andrà avanti
visto che si vociferava di possibili nuove storie del ciclo fuori, ecco, dalle parodie verniane, ma utilizzare comunque questi personaggi. Vi segnalo l'uscita di Mickey All Star nella collana Disney Collection, che è la stessa dei volumi francesi, però in questo caso qui è il numero 4 speciale, perché il numero 4 è Mickey nella Terra degli Antichi. Non ho capito il perché di questa operazione, di perché di questa numerazione sgaffissima. Si tratta di un albo, come al solito, del classico formato, ormai 20,5x28, il classico formato del Topolino Extra, quel formato lì cartonato, che conterrà per l'appunto questo omaggio dedicato a Topolino. Me l'aspettavo per Lucca, infatti mi aspetto ancora che se Lucca ci fosse, anzi mi immagino che a Lucca l'avremmo trovata, ma non si sa bene dove, perché si tratta di uno speciale, quindi arriverà anche in edicola, non arriverà in edicola, dovrebbe comunque arrivare nelle fumetterie a dicembre. Qui vengono segnalate 144 pagine, ma prima che vi aspettiate il volume effettivamente da 144 pagine, vi freno un attimo l'entusiasmo perché il volume francese ha una cinquantina di pagine, 48 se non ricordo male, quindi non saranno 144 pagine, ma magari 44, quindi andiamoci cauti. Si tratta di un volume che vedeva vari team creativi all'opera, una coppia di pagine. Era più un, credo che fosse uscito proprio per festeggiare i 90 anni di Topolino, e quindi è un albo assolutamente celebrativo per il compleanno di Topolino, motivo in più per farlo uscire a novembre e non a dicembre. Però la scelta è stata questa e, beh, ok, l'accettiamo. Altri volumi francesi penso che li prenderò un po' tutti, questo è quello. Ma forse un po' meno interessante sotto certi punti di vista, ma proprio perché era rivolto ad un anniversario importante, voglio recuperarlo. Proseguiamo con i fumetti Marvel, e in particolare con questo Fantastici 4 numero 36, che sarà uno specialone per festeggiare per l'appunto i 60 anni di questa super squadra. Non sono un amante dei Fantastici 4, però insomma, un traguardo ragguardevole e va segnalato. La cosa che però mi va più di segnalare è il prezzo, 7,90 per 88 pagine. Alla faccia. Ok, quindi proprio per gli amanti insomma, dei Fantastici 4, per ricordarci che hanno compiuto 60 anni, ci chiedono il doppio del prezzo di copertina. Perfetto. E proprio per festeggiare, vuoi non avere un albetto speciale di cui non capisco di cosa si parlerà con la copertina di Leo Ortolani? Ovviamente non si poteva assolutamente mancare. Per tutti i fan, comprate una cosa di cui non si sa nulla, perché ovviamente ne vale la pena. Per gli amanti dei Guardiani della Galassia, segnalo che questa testata qui, che mi aspettavo sarebbe uscita prima o poi, esce in volumone unico, tutta quanta la serie più lo speciale annuale, 33 euro 344 pagine, la storia scritta da Donny Cates, e finalmente giunge in volume. Sono indeciso sul da farsi perché finora di Donny Cates in Marvel credo di aver letto praticamente tutto quanto, mi mancherebbe giustamente questo Guardiani della Galassia, che qui viene segnato come volume unico, ma se non ricordo male, Donny Cates ha fatto effettivamente solo i primi 12 numeri, quindi ok, ci può stare. Sono, come dicevo, indeciso sul da farsi, però boh, deciderò un pochettino più all'ultimo, probabilmente nel caso la recupererò poi, se sarà effettivamente meritevole, avrò modo e tempo di leggere anche questa serie. Però effettivamente ci stavo prima o poi che annunciassero. E finalmente esce il volume 3 di Thor, La guerra è finita. Finalmente, del resto, non hanno pubblicato La guerra dei regni, quindi mi chiedo perché mi pubblichi il post-guerra dei regni, o meglio, i tie-in ambientati durante la guerra dei regni di Thor, che è il protagonista della guerra dei regni, e mi pubblichi anche l'aftermath, le conseguenze della guerra dei regni, ma non mi pubblichi l'evento. Prenderò il volume principalmente perché ho tutti quanti i volumi, ovviamente ho già letto La guerra dei regni in spillato, quindi so cosa succede, però effettivamente io il volume con l'evento l'avrei realizzato prima di in parallelo a questa cosa qui, più o meno come fatto con Venom, che hanno pubblicato Absolute Carnage in parallelo con i tie-in di Absolute Carnage. Aveva senso nella mia testa, evidentemente.
gli spillati della guerra di Regni hanno venduto così talmente tanto poco che aspettano di venderne ancora un po' prima di farci il volume. E vi segnalo che prosegue anche Amazing Spider-Man volume 7 2099 e Venom volume 6 Venom Highland. Venom la proseguo, la concludo effettivamente, ormai non dovrebbero mancare più di 3-4 volumi dopo questo Venom Highland. Per quanto riguarda Amazing Spider-Man, dopo la delusione con Absolute Carnage, non ho ancora disdetto questo volume in fumetteria, ma penso di farlo. Se siete interessati alla serie, contattatemi che possiamo metterci d'accordo per uno scambio equivalente con i volumi precedenti, che non ho interesse e intenzione di tenere in casa. Quindi se vi interessano, contattatemi. Insomma, questo highlight di anteprima diventa anche un mercatino, se volete. E passiamo a D'Assedio, miniserie del 2010, che è da tanto che vorrei leggere effettivamente, perché c'è Thor, principalmente in copertina. E storia che non ho mai letto, che vede la conclusione del periodo della Cabala, e quindi momento storico che non seguivo la Marvel, conosco molto poco, va a concludere un po' anche il percorso di rinascita di Thor, e quindi sarà un evento che prima o poi recupererò più che volentieri. Non so se in questo must have con tanto di capitoletti aggiuntivi o solo la miniserie, però mi fa piacere, ecco, che gli eventi principali Panini li stia pubblicando anche sulla testata Marvel Must Have, perché effettivamente è giusto che sia così. Ma sono gli eventi principali dell'universo, sono dei must have, punto. Passiamo a Panini Comics, per la quale vi segnalo questo Nomen Omen Omnia, che è quasi cacofonico. Bucce, Camagni, testi e disegni, una miniserie che ho avuto modo di leggere, che mi era piaciuta anche abbastanza, che viene riproposta in un'edizione definitiva con tutto quanto quello che in Italia non è mai stato pubblicato, ciò che era stato pubblicato solamente in albi speciali dati in omaggio e poi scomparsi una volta esauriti. Quindi si tratta di materiale in parte per me anche inedito. Sono indeciso effettivamente sul se e quando recuperare questo volumone unico, che comunque non è particolarmente impegnativo per la foliazione. Si tratta di 450 pagine, a prezzo di 39 euro. A livello di prezzo diventa abbastanza importante, però tutto sommato si può fare. Anche qui vale il discorso di prima: se volete darmi una mano a recuperare questo volume, possiamo metterci d'accordo per uno scambio equivalente con i volumi vecchi che ho in edizione Variant, quindi hanno magari un loro perché, un loro pregio. Vi segnalo, per gli amanti di Leo Ortolani, il volume Omnibus di Star Rats, interamente a colori. E la copertina mi ricorda molto la nuova serie, che però devono essere una serie di 6 spillati, quindi ci sarà solo quello, quindi è quel Star Rat, non sono tutte le storie di Star Rat. Ok, visto che è un omnibus mi sarei aspettato tutto quello che riguardava questo universo. Come sapete non sono un grande amante di Leo Ortolani, però giustamente è un autore di punta ed è più che giusto che vi segnali quando escono cose interessanti di questo. E perché ce lo ripropongono qui non è una più pallida idea. Questa storia di Filoso e Bacciglieri mi sembrava interessante quando era stata annunciata, ci viene riproposta perché sta per uscire. Non penso di acquistarla adesso come adesso, perché tra settembre, ottobre, novembre è un trittico di mesi abbastanza di fuoco per gli acquisti e le letture da fare. Però questo universo con Bob Sinatra che è un killer a pagamento sembra molto interessante, anche come What If Elseworld della realtà, e sembra molto intrigante anche per lo stile di Bacciglieri, che è molto fuori di testa e che trasmette un bel senso di inquietudine. Sarà tra le novità italiane più interessanti da recuperare prima o poi. Vi segnalo anche Reckless, volume 1, Temerario, storia di Brubaker per i disegni di Sean Phillips. Ovviamente si tratta del team creativo di Criminal. Brubaker è uno degli autori più influenti e più importanti, che qui ci arriva con una nuova serie. Non so nulla neanche di questa serie,
ma per l'appunto sono nomi così talmente tanto importanti che non si possono non segnalare come volume di prossima uscita. Per quanto riguarda Star Wars, vi segnalo questo Infinita Volume 2 con un altro ritorno dello Jedi. Recentemente ho avuto, insomma, un periodo di vacanza. Magari qualcuno lo sapeva, qualcuno non lo sapeva, e in quel weekend mi sono letto in inglese tutte le tre infinità. E devo dire che si è trattato di letture molto interessanti, molto appaganti. Probabilmente in realtà questo un altro ritorno dello Jedi è forse quello che mi ha convinto meno in termini generali, ma comunque era un bel ciclo di storie. In coda a questo volume, Panini ci propone le due miniserie dedicate a Tug e Bink, che sono due personaggi, i comprimari più negletti dell'intera saga di Star Wars. Non le ho lette, non le conosco quelle due miniserie e quindi non saprei dirvi come sono effettivamente, però effettivamente sono ambientate in due momenti storici molto differenti tra di loro, sono sorte di parodie degli eventi di Star Wars e quindi in un qualche modo Panini ce le propone per rimpinguare un volume che sarebbe stato molto corto. Sinceramente avrei fatto un simile omnibus o comunque un cartonatone con le tre infinità. E buona lì, però visto che già in passato sulla serie Star Wars Legends era stata fatta questo tipo di operazione con sempre Tug e Bink, mi viene da pensare che Panini stia semplicemente riproponendo quel materiale come l'aveva già proposto e quindi in una maniera comunque efficace. Passiamo a Planet Manga con Hideo Iwata. Iwata, Satoru Iwata è stato l'amministratore delegato di Nintendo, uno dei personaggi più influenti per quanto riguarda Nintendo, e questo romanzo sembra quindi, sotto questo punto di vista, per quel che mi riguarda, molto interessante. Una serie di domande, una raccolta di riflessioni di questo pezzo grosso di Nintendo, sinceramente mi fa gola, mi intriga, mi interessa. Non penso di prenderlo a novembre quando uscirà, ma sarà sicuramente nella mia lista di recuperi da fare nel corso del 2022, presumo. È un albo quindi, secondo me è molto interessante, mi auguro che non facciano come col romanzo di Inio Asano che l'hanno pubblicato da destra a sinistra in maniera assolutamente incomprensibile, essendo un romanzo e quindi pubblicalo dritto perché banalmente è scomodissimo da leggere. Però ok, per quanto riguarda i manga in sé per sé, vi segnalo il quarto e ultimo cofanetto di Lone Wolf and Cub, serie piuttosto importante che Panini ci sta proponendo in questa edizione Super Mega Deluxe con cofanetto. Ci sta proponendo Panini anche Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition, di cui usciranno i volumi 7 e 8 a novembre. C'è da segnalare che a settembre è slittato praticamente di un intero mese, perché anziché uscire inizio mese uscirà a fine il quinto numero. E quindi probabilmente vogliono recuperare a novembre o qualcosa del genere. Si tratta comunque della fase un pochettino più centrale, siamo quasi a metà, 7-8 di 18 di Fullmetal Alchemist. Cominceranno a succedere cose e non vedo l'ora di rileggerlo questo periodo, non vedo proprio l'ora di rileggere Fullmetal Alchemist, che ho messo un filino in pausa, nel senso che ancora non ho letto il quarto perché avevo altre urgenze per il canale, però recupererò sicuramente tutta quanta la serie, la sto recuperando, prima o poi la leggo. E sto recuperando e sto leggendo anche Asadora, non ve ne ho parlato credo sul canale, non sono neanche sicuro se ve ne ho parlato in un video lettura acquisti, nel caso ho sbagliato. La sto recuperando, esce il volume quinto, dopodiché non so quando uscirà mai il sesto, visto che anche in Giappone è fermissima come serie. Passando a Star Comics, vi segnalo ovviamente l'uscita del One Piece 99 e del 99 Celebration Edition, volume per l'appunto per celebrare l'arrivo del centesimo volume, sarà quindi il secondo volume manga più acquistato dell'Italia, perché il primo ha già avuto questo importante traguardo e contributo. Ok,
ci sta, cioè alla fine è un volume celebrativo, la gente non l'ha acquistato per leggerlo, quindi non prendiamoci in giro, non è il libro più venduto. In Italia è il gadget più venduto in Italia sotto forma di libro, e al di là di questa critica che non è mossa a Star Comics, che anzi fa benissimo a fare una roba del genere se gli danno i soldi, penso di acquistarla anch'io un po' per collezione, principalmente perché mio fratello legge One Piece, quindi lo acquisteremo, lo leggeremo, cioè meglio, lo acquisteremo, poi vedremo se leggerlo o meno. Esce anche un volume che è One Piece, le ricette piratesche di Sanji, per gli amanti per l'appunto di One Piece che vogliono sapere come Sanji faccia i suoi piatti. 20 euro, 96 pagine a colori, grande formato, credo che sia come l'artbook uscito anni e anni fa di One Piece, per gli ultra fan di One Piece però, ecco, intendiamoci. Esce anche Dragon Quest The Adventure of Dai. Sinceramente non ho mai letto nulla di questo universo, non ho mai seguito i videogiochi di questo universo e sono indeciso sul da farsi. Il fantasy mi può piacere, questo è un classicone che più classiconi non si può, e quindi potrebbe valere la pena recuperarlo proprio perché è un classico manga fantasy giapponese, quindi potrebbe anche piacermi. Però per ora c'è qualcosa che mi frena, non lo so, forse il character design che non mi convince al 100%, forse perché effettivamente la serie non è proprio recentissima, però magari alla fine capitolerò anch'io e questo primo numero andrò a recuperarlo. Certo che uscirmi proprio sotto Lucca è una spesa che diventa particolarmente ingente. Vedremo. Esce sempre nello stesso periodo, ma non lo acquisterò, Inuyasha nella sua edizione nuova, definitiva, chiamata White Edition. Non mi interessa troppo il personaggio, è uno dei manga più importanti di Rumiko Takahashi, quella che sicuramente gli ha dato più visibilità, più notorietà. È un né più né meno che uno shonen. E non mi ha mai intrigato in realtà come personaggio e quindi non penso di recuperarlo, però per gli amanti e per chi ha già letto la storia, la conosce, vuole recuperarla in edizione definitiva, questa si prefigge proprio di esserlo, e quindi GG Star Comics, state facendo secondo me un ottimo lavoro. Segnalo anche un altro numero uno piuttosto importante per quanto riguarda Star Comics, ci propone anche Sanpei il ragazzo pescatore in una tribute edition, un volume grosso con tante pagine, sovracoperta, pagine bianco-nero a colori, per festeggiare Sanpei. Credo che però non sia un integrale di tutte quante le serie di Sanpei, ma una selezione di storie, quindi andateci un pochettino cauti. Sinceramente non mi interessa, però è un personaggio che ha fatto la storia del fumetto e dell'animazione giapponese, quindi è giusto che venga tributato in una qualche maniera. Ultimo, ma non per importanza per quanto riguarda Star Comics, vi presento Sweet Paprika col volume 2, che uscirà come per la volta precedente in edizione Sweet, edizione Hot, quindi con elementi un pochettino più piccantini. La Sweet uscirà anche in edizione Variant con una copertina che qui non vi mostro, ma era presente sull'anteprima, disegnata da Stefan Sejic, disegnatore che mi fa impazzire, quindi contentissimo di questa collaborazione, e prenderò la Variant. Questa miniserie saranno tre volumi, ho deciso che la completerò e la completerò per l'appunto in Variant. Uscirà anche in edizione The Last, quindi super mega di pregio, 100 euro di volume in edizione Hot per gli amanti, e uscirà anche un bundle col primo con Sweet Paprika e Hot Paprika 2 con un gadget che non è meglio specificato, quindi boh, non sappiamo cosa ci sia. Vi ho già detto cosa prenderò, il primo volume mi era piaciuto, vediamo come prosegue questa commedia romantica e piccantina. E passiamo a Bao Publishing, per il quale esce questa storia di Scott Young e George Corona, che giunge alla sua conclusione, col terzo e ultimo capitolo arriva Middle West, e si conclude anche Gideon Falls col sesto e per l'appunto ultimo volume, contenente solamente il 27esimo e ultimo capitolo spillato americano, per quanto effettivamente si tratta di un capitolo extra sized. Sono indeciso sul da farsi, perché ora che si è conclusa potrei pensare di recuperarla. Non sono fan dell'horror e non penso che rileggerei mai troppe volte questa serie,
quindi adesso che si è conclusa, valuto un po' di recuperarla, visto che tutti ne parlano estremamente bene. Per quanto riguarda Sergio Bonelli editore, esce finalmente Flash e Zagor, La Scure e il Fulmine. Giovanni Masi, Mauro Otteo, Davide Gianfelice, testi e disegni, 160 pagine, 22x30 le dimensioni, cartonato, 24 euro. Ora, mi avete fatto prendere il brossuratino di prologo per poi propormi il cartonato con tutta quanta la storia. Bella mossa, ma non so se vale la pena averla incartonato e se ero disposto a provarci con... anzi, sono disposto a provarci con la Divina Congrega, che sembra molto folle, sono molto curioso, tanto da volerla pre-acquistare. Non vale la stessa cosa per questa miniserie, di cui non penso di volere un cartonato e quindi non acquisterò. Mi dispiace aver letto un prologo che mi aveva incuriosito, ma questa collezione, questo prezzo, non sono disposto a scendere a compromessi, soprattutto in un periodo in cui è letteralmente pieno di letture, pieno di acquisti. O meglio, per ora penso di non acquistarlo, di non prenderlo, principalmente per questi motivi qui. Avessero fatto un volume e poi in un secondo momento proposto il cartonato, magari avrei valutato anche un cambio in tal senso. Ma così, sull'unghia, 25 euro, non mi convincono particolarmente e mi fanno abbastanza frenare dall'acquisto. Tutto qui, soprattutto visto che mi avevi illuvito a questa serie con un brossurato e quindi mi avevi fatto più o meno intendere che l'albo sarebbe uscito in quel formato e non in un altro. Per gli amanti di Dylan Dog e Vasco Rossi usciranno tutti quanti i volumi già usciti nella serie regolare anche in edizione cartonata. Avessero fatto un'operazione del genere per Zagor, l'avrei approvata e non sono interessato a riavere queste storie che ho già letto e che mi sono piaciute. Sally Albachera particolarmente, Jenny mi ha interessato molto di meno, però si è trattato di tre belle storie di Dylan, ispirate, dedicate alle canzoni di Vasco. Ok, l'operazione poteva far pensare ad un flop colossale, invece il risultato finale è più che convincente. E vi segnalo che Dragonero continua col 25esimo numero del Ribelle, che a questo punto mi aspettavo a colori, che non lo sarà perché sarà in bianco e nero. In compenso uscirà un nuovo speciale. La cosa è strana perché in questo periodo qui di solito usciva il magazine, invece quest'anno hanno scelto di far uscire uno speciale. È anche vero che lo speciale uscito quest'anno, quello dedicato a Zagor, secondo me era stato realizzato prima, forse anni prima, e questo è uno speciale più dedicato alla ribellione in senso stretto. E se l'operazione è stata fatta, può voler dire che la ribellione sta cominciando a giungere alla conclusione, quindi vogliono pubblicare il materiale che avevano già realizzato per lo speciale che doveva uscire quest'estate, che invece uscirà in questo periodo. Il fatto che questo speciale esca al posto del magazine può voler dire che prenderà il posto del magazine, probabilmente usciranno due speciali l'anno. Non mi dispiace affatto per il magazine che cominciava a essere veramente inutile. Bella l'idea degli articoli, ma anche lì un po' poca cosa per chi conosce, non c'erano grosse sorprese o grosse chicche, se non per i non lettori del fantasy, e quindi mi chiedo come puoi acchiappare non lettori del fantasy tramite una serie fantasy. In particolare, ecco, insomma, ci sta quindi questo secondo speciale. Non vedo l'ora di averlo, fondamentalmente. E vi segnalo Il metodo del coccodrillo, romanzo di Maurizio De Giovanni, che viene adattato all'interno di un fumetto, un romanzo che ha dato origine in un qualche modo ai Bastardi di Pizzo Falcone, che viene riproposto qui come graphic novel, viene proposto incartonato e mi auguro che possa ricevere lo stesso trattamento degli altri fumetti di Maurizio De Giovanni, quindi uscire anche in formato economico con gli altri, perché mi dispiacerebbe avere questo a parte e basta tutta quanta la serie di Bastardi di Pizzo Falcone in brossurati. Passiamo a J-Pop, della quale conosco molto poco il catalogo e non sono un super mega esperto. Il catalogo si chiama Direct. È possibile comunque rintracciarlo su internet.
Ma partiamo da quelle che sono le novità che mi sembrano più interessanti. Poi nel caso, come al solito, scrivetemi qui sotto nello spazio dei commenti se siete d'accordo, se non lo siete, quant'altro. Sicuramente la cosa che mi ha destato più curiosità di tutti è questo nuovo manga, Frieren dopo la fine del viaggio, di cui ci viene proposto in realtà già il primo e il secondo numero. Il primo numero ci uscirà in edizione Variant. Non mi interessa tanto dal punto di vista visivo, che anche vedere le cover mi sembra tutto molto semplice, molto pulito, nulla di particolare, diversamente da quello che era Girl from the Other Side. Ma dal punto di vista della trama, l'idea che si parla di elfi immortali, di immortalità, che è una tematica comunque che mi intriga, e in aggiunta al fatto che la storia si ambienta dopo la fine di una lunga battaglia fantasy, da amante dell'universo fantasy, considerando che l'idea che mi è sempre piaciuto sapere che cosa succede dopo la fine, qual è, che cosa comporta la vittoria o la sconfitta ai vari protagonisti, questo manga sembra proprio trattare di questo e mi intriga davvero tanto, quindi prenderò sicuramente il primo numero e poi deciderò da farsi. Visivamente, ripeto, non è che mi faccia impazzire, mi sembra un character design molto molto semplice, ma è un manga d'esordio di questa coppia di autori, Kaneito Yamada e Tsukasa Abe, e ha vinto già diversi premi, quindi sembra interessante perlomeno. Poi magari non mi piacerà, però il primo numero si prova. Per gli amanti di The Promised Neverland segnalo l'uscita dell'artbook, così che chi ha acquistato e ama questo character design, che è molto molto bello, mi piace molto come disegna questa mangaka o questo mangaka, e per quanto non abbia letto per niente The Promised Neverland. Vi segnalo anche questo Lore Olympus di Rachel Smith, inizialmente è uscita come webtoon e credo che la recupererei come webtoon, riproposta poi successivamente in edizione cartacea, e J-Pop ce la ripropone per l'appunto in edizione cartacea. È un fumetto più che un manga, anche se lo stile un po' ricorda quello manga, che ripercorre in una chiave contemporanea il mito di Ade e Persefone, per me che comunque un po' ho masticato durante il mio percorso di studi, e per l'appunto l'universo mitologico greco, è comunque motivo di interesse. Non so fino a che punto questa rivisitazione è riuscita, è stata nominata agli Eisner Award, non è detto che l'abbia vinto, ma visto che non è segnato direi di no. C'è un anime che verrà realizzato, ecco, diciamo che ci sono tanti motivi per cui character design e tematiche mi intrigano, ma ci viene proposto in volumi da 384 pagine a colori, perché la serie è interamente a colori, essendo una serie realizzata per il web, però il prezzo di 25 euro un po' mi frena, sinceramente, nonostante il formato grande, le pagine a colori, la mole di pagine comunque imponente. Però sembra molto interessante, da darci un'occhiata se non altro alla sua versione per l'appunto originale, che era quella per il web. Visto che è un'attrice un po' importante, Ryoko Ikeda, vi segnalo l'uscita di Caro Fratello, ma un volume autoconclusivo dall'autrice che ha per l'appunto ci ha proposto Lady Oscar. Molto probabilmente potrei pensare di prendere Lady Oscar, non tanto Caro Fratello, ma Lady Oscar, che è un po' la sua opera summa, direi che potrebbe valerle la pena recuperarla. Vi presento poi questo Showa numero 1, che anche questo qui sembra una cosa molto autoriale da parte di Shigeru Mizuki, autore che, come al solito, non mastico manga, non lo conosco, però abbiamo 440 pagine a 19 euro, e già il fatto di non superare i 20 euro e avere una follezione sopra le 400 pagine mi interessa. Un viaggio anche in un qualche modo assolutamente personale di questo autore, che ci ripercorre la storia del Giappone per quella che è l'era Showa, immagino. Sembra interessante, quindi si parla dalla seconda, diciamo, gli anni 20, fine anni 20, fino agli anni 90,
inizio anni 90, quindi un periodo storico anche piuttosto vicino e importante, e potrebbe valerne la pena darci un'occhiata. Sembra molto interessante, se non altro come concept. Ci viene proposto anche questo volume unico di Yuako e Kazuo Kamimura, anche questo così a primo acchito non è che mi destava molto interesse, ma il fatto che viene proposto un volume comunque di 350 pagine a 14 euro da un'autrice che ha formato, da un autore che ha fatto tutta una serie di opere che ho sentito, quindi credo che siano anche abbastanza importanti, e questo volume unico può essere magari un modo per conoscerlo. Qui, ripeto, non sono conoscitore dei manga e mi voglio mettere in gioco sotto questo senso, e quindi chiedo banalmente consigli su quello che sembra essere interessante. E infine, per quello che è il Gekika, che sto scoprendo adesso, visto questa pagina qui, non tanto perché ero interessato a questo manga nello specifico, ma arriva in Italia il mito del Gekika, mi sono detto che cos'è il Gekika, e quindi sto approfondendo. È una corrente fumettistica giapponese, penso che abbia molto poco senso che ve lo dica io, nel caso, che si contrapponeva al manga degli anni 70-80, volendo portare tematiche più mature, dimostrando che comunque era comunque un mezzo tramite il quale era possibile parlare anche ai lettori più adulti di tematiche più importanti. Non so assolutamente nulla di Bontentaro. Giunge in Italia per la prima volta, quindi si rappresenta un po' un unicum. Ci darò un'occhiata alle recensioni per capire se vale la pena o se conviene affrontare il Gekika tramite qualche altro autore. Infine, non potevo non citare Ruggito e altre storie, volume che per l'appunto contiene una serie di storie breve ad opera di Junji Ito, il maestro attuale dell'horror giapponese. Non sono amante dell'horror, quindi non ho mai acquistato nulla di Junji Ito, ma è un nome che per l'appunto in sede di analisi va assolutamente menzionato. Dato che sembrava interessante, vi segnalo anche questo omnibus dedicato alla Montagna delle Follie e tutta una serie di altre storie dedicato a Cthulhu & Co. ad opera di Lovecraft e Gotanabe. Era già uscito un altro cartonato, come viene evidenziato da questa anteprima, da questo Direct di J-Pop, e quindi ve lo segnalo che c'è un continuo in una qualche maniera. Passiamo a Catalogo Manicomics e selezioniamo un po' quelle poche case editrici delle quali non vi ho parlato, perché effettivamente sono presente solo su Catalogo Manicomics. In particolare, per Salda Press esce Ultra Mega, una sorta di gorilla, di kaiju verse all'interno di quella che è l'etichetta Skybound, l'etichetta di Robert Kirkman, ma non solo di Kirkman, quindi è comunque da intendersi comunque col benestare di Robert Kirkman, un po' come potrebbe essere un kaiju all'interno di un universo narrativo alla Kirkman. Non sono interessato, però sembra comunque un fumetto interessante. Ci viene proposto in brossurato, stesso formato di Invincible, quindi un bel formato. Passiamo a Bugs Comics, per la quale vi segnalo che dopo aver proposto in edicola in formato Bonelli di Samuel Stern, proporrà alcuni capitoli, almeno mi è parso di capire, all'interno di una collana di cartonati che riprenderà, almeno per quanto mi è parso di capire, in un rapporto 1-1 le stesse storie già apparse, probabilmente con degli extra. E qui abbiamo proprio l'esordio di Samuel Stern. Per chi l'ha apprezzato tanto, può valere la pena rirecuperarlo in questo formato. Per il resto, consiglierei, se non si conosce questo personaggio, piuttosto che investire 20 euro, andare a recuperare qualche Bonellide o anche solamente l'ultimo Bonellide presente in edicola, per avere un'idea di chi il personaggio possa essere. Finiamo con Editoriale Cosmo, per il quale segnalo l'uscita di Nanni numero 5 e Maghi numero 1. Maghi è l'ultima serie, almeno in ordine cronologico, uscito facendo parte del ciclo delle Terre di Arran, che per l'appunto riguarda Elfi, Nani, Orchi e Goblin. Maghi è la quarta serie.
E sono indeciso sul da farsi, sul come muoversi, nel senso che questi 3 mesi sono pienotti e non me la sento di andare a recuperare volumi da 17 euro l'uno. Ho comunque intenzione di andare a recuperare un po', già le serie di nani, elfi, orchi e goblin. Maghi, penso di aspettare un filino di più, ma recupererò anche quella, magari a botta di due alla volta, a partire dal 2022, visto che al momento risulta un po' ostico, ecco, mettersi al recupero, però diciamo che i primi numeri che ho letto mi sono piaciuti. E su questa andiamo a terminare la mia disanima su tutti i cataloghi. Ho saltato sicuramente tante case editrici minore, ma delle quali vi avrei fatto vedere davvero poco più che delle immagini di copertina senza neanche sapere di che cosa avrei parlato. Come al solito, vi invito qui sotto nello spazio commenti a dirmi che cosa ne pensate di quello che vi ho proposto. Potrebbe essere interessante, potrebbe non esserlo. Nel caso, segnalatemi anche il vostro non interesse per quel tipo di letteratura. E se ho saltato qualcosa di davvero molto interessante, accetto assolutamente consigli in merito. Detto questo, è un po' tutto quello che c'era da dire per oggi. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto, e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!